Allora, c'ha il nome che è ambiguo. Ha la forma di una saponetta. Se non va bene, la tiro fuori dalla finestra. È assodato. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati. Io c'ho anche la box in tinta con il cinturino dell'orologio. Siamo tornati in una nuovissima e assurdissima recensione assoluta, per citare i miei amici della papilla assoluta, sul canale di Matti Vape. Io sono Matti Vape, per l'appunto. Di cosa andiamo a parlare oggi? Di lei, la saponetta Sorin. Sorin, sorella... Ma che cazzo stai a dire? Senti, la drop che facciamo prima. Giocando a Rainbow Six Siege, se uno fa il drop shot è una figata. Vabbè ragazzi, basta stronzate, andiamo a vederla da vicino e poi la proviamo, dai, perché sennò qua, capito, no? Ok, andiamo a vedere la scatola della Suorin. Suorin, Suorin, Sorin, quella roba là. Troviamo la scritta, una foto della box, il nome della... più che della box, della mod Sorin Drop. Sul posteriore troviamo tutte le indicazioni, troviamo anche una spiegazione sulla pod per il foro di ricarica, apertura de carica liquida, sempre che è scritto in spagnolo ma sembra di Roma. Coil da 1,3 dai 7 ai 12 watt. Troviamo i loghi per lo smaltimento ed il riciclaggio, il puff e il codice a barre. Sul lato la scritta Drop con lo scratch and check per l'originalità del prodotto, quindi anche il QR code. Dall'altra parte www.suorin.com. andando ad aprire troviamo altre indicazioni sul posteriore. Sul frontale ritroviamo la stessa parte frontale della scatola iniziale. Apertura calamitica. Andando ad aprire esce subito lei, che sono delle avvertenze, e troviamo tutte le colorazioni disponibili della mod. Lasciamo da parte la mod per un secondo, andiamo ad aprire l'interno, che troviamo le istruzioni e il cavo USB. Non serve andare a tirarle fuori perché sono sempre le solite cose. La mod l'abbiamo vista nera in questo caso, ma c'è anche gialla, come dicevamo prima, azzurra, rossa e grigia. Per fare il refill è molto semplice: si stacca la pod, nel primo utilizzo c'è questo fogliettino di plastica che serve da isolatore per evitare che si attivi da solo la box. Voi togliete qua, andate ad inserire il liquido nei due fori che troviamo qui, che vediamo molto meglio qua. Aprite questi due forellini per far sì che esca l'aria, refillate e andate a chiudere. Avrete la vostra mod carica ed attiva per l'utilizzo. C'è da dire una cosa: quando voi attivate si attivano due LED per un indicatore di carica sui lati. Quando sono blu la batteria è da piena carica a metà, quando diventano rossi è da metà alla fine della batteria carica, quindi tenete ad occhio anche questa cosettina qui. Ripeto, troviamo delle colorazioni possibili e immaginabili. Queste tre sono le tre più belle secondo me. Con l'esterno vediamo anche una panoramica della box. Sul posteriore troviamo il logo di Puff, troviamo il logo di Sorin, CE e smaltimento, designed by Mark Technology. Davanti troviamo il logo della ditta ed è molto semplice. Sotto l'ingresso USB-C o comunque micro USB, non riesco mai a capire la differenza sostanziale tra le due, ed è tutto qua, è molto semplice, non ha tasti perché ha attivazione automatica. E questa è la drop vista in tre colorazioni differenti, pronta per l'utilizzo. Bene, abbiamo visto la scatola, la composizione, come si effettua il refill, non ci resta altro che provarla. Baraba boom. Beh, pow. Oh! Una cazzatella minuscola, piccolina, patatina, du 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 da da da. Cos'è che ti fa, Vale? Svapare. Ah ok, grazie. Vabbè, io non ci posso credere, è troppo figa sta cosa. Io l'adoro, l'adoro. Ha un'ottima resa aromatica secondo me, almeno nel liquido che ci ho messo all'interno. L'English Blend di Azza The Puff secondo me qua si aromatizza alla perfezione. Ha anche un bel colpo in gola, perché comunque è una resistenza da 1,3 di resistenza. A me piace troppo. Poi vabbè, c'ha mille colori. Adesso qua c'ho la gialla e la blu. Nelle macro abbiamo visto la nera, c'è anche rossa.
c'è di tutti i colori possibili immaginabili. Ragazzi, costo irrisorio, è minuscola perché in una mano si nasconde, è fantastica anche da taschino, è troppo bella, va troppo bene. Allora, Pro, dicevo, piccola, maneggevole, tascabile, comoda, batteria che non ci fai la giornata ma dura il giusto, si ricarica anche velocemente. Contro, ogni tanto se non fai attenzione nei tiri non si attiva, infatti io consiglio di arrivare comunque con le labbra quasi al filo qui, perché sennò non riesce a farla attivare bene. Il tiro deve essere un pochettino più forte rispetto alle classiche sigarette elettroniche da guancia, ovviamente sto parlando, ma secondo me come pod mod è qualcosa di straordinario. Calcolate che io adesso sto parlando anche in fretta, quindi ho il fiato tirato e provato da tutta la chiacchiera che sto facendo. Maledizione ai vizi radiofonici. Quando c'ho una telecamera e un microfono davanti c'ho i miei vizi radiofonici di quando lavoravo in radio, perché sì signori, Matty Vape ha fatto anche lo speaker radiofonico. Magari metto una fotografia, ma che bellino che sono, con un microfono e tutto. Straordinaria sta cosa. Ma lei funziona bene, funziona bene, mi piace proprio. Un altro piccolo problemino che possiamo riscontrare è il fatto che mentre si scarica ovviamente perde di potenza, essendo comunque un meccanico ha una perdita graduale ma fisiologica con la durata della batteria, che comunque più si scarica e più perde potenza, ma quello ci sta, ma si sente molto il calo, devo dire la verità, nonostante finché la batteria è fino a un quarto di carica residua va da Dio. A me piace veramente troppo, ragazzi, cioè per me questa è la rivoluzione. Io prima non uscivo di casa senza il Berserker, senza la Billet, senza qualcos'altro. Adesso non esco di casa senza di lei. Io senza di lei faccio fatica ad uscire di casa. Ed è una cazzatella, perché è veramente minuscola, ma va troppo bene. Infatti me ne voglio prendere 5 di colori differenti, perché così ce le ho tutte. Grazie Flavia. Insomma ragazzi, racchiudiamo il pensiero molto facilmente. Funziona bene. Ha i suoi pro e i suoi contro, come tutte le box e tutte le mod che ci sono sul mercato. Non possiamo dire di no. Ovviamente va rapportato il prezzo ai problemi, all'utilizzo che poi voi ne fareste. Se poi voi dite, sì, vabbè, a me non interessa perché comunque voglio una mod piccolina da avere in macchina, da avere buttata sul tavolo dove lavoro o dove gioco alla PlayStation, per dire, o qualunque cosa voi vogliate fare, secondo me questa cazzatella qua è qualcosa di straordinario. È una di quelle mod che non serve a un cazzo da una parte, ma che tutti vogliono perché vada Dio lo stesso. Il succo del discorso è questo: è inutile ma utile. È l'inutilità dell'utilità. Che frase. Buzzicozza. Buzzicona gozza. Ha fatto una crasi. Crasi. Mi questo è scappato, non mi sono accorto, ma è strano perché di solito fa nebule. Detto ciò, il video penso che abbia superato i 10 minuti. No, è impossibile, perché se sono 8 minuti e mezzo adesso, 10 minuti non ci arriverò. Mai. Ma vabbè, con l'ultima svapata vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando non fatevi suorin, fratello, sorella, amico e parente, vi invito a mettere mi piace se vi dovesse essere piaciuto il video, iscrivervi al canale, condividere sia il video che il canale, attivare la campanella per le notifiche del mio canale se siete nuovi sul mio canale. Se il video non vi dovesse essere piaciuto ci facciamo due suorin al prezzo di una. Con questa ultima svapata assurda vi ringrazio, vi saluto, mi stimo e mi incoraggio, dai. Io non vado a dormire prima delle tre, poi mi sveglio. E poi quando ho comprato il cinturino dell'orologio non lo sapevo che l'avrei presa gialla. La festa no, non è un granché, tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nerd.